Secondo le credenze cristiane, la Pasqua si festeggia in ricordo della morte e della rinascita di Gesù Cristo, ma spesso si ignora che questa festività già esisteva prima dell'avvento del cristianesimo. La Pasqua, infatti, è da sempre connessa alle stagioni e al ciclo di morte e rinascita, presente in molti culti pagani. Vediamo come. Molti secoli fa, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, si festeggiava Valpurga per celebrare il passaggio dalla stagione fredda a quella mite, dall'oscurità alla luce. I Celti, infatti, conoscevano soltanto due stagioni, non quattro come sono ora. I giorni di passaggio da quella fredda a quella calda, e viceversa, erano molto importanti. Il periodo di festa poteva anche essere esteso a più giorni. Valpurga, che poi sarebbe diventata Beltane, in onore del dio Bel, che personificava la luce, ovvero il sole, poteva festeggiarsi dal 28 aprile fino al 3 maggio. In occasione di questa festa si beveva, si ballava e gli sposi novelli giravano attorno al palo sacro. Non a caso, Beltane era anche e soprattutto una festa legata alla fertilità, alla rinascita. Era usanza gettare semi sul terreno e fare l'amore. Presso gli antichi romani, almeno dal 238 avanti Cristo, si festeggiava la dea Flora, legata anch'ella alla natura e alla primavera. La festività a lei dedicata si chiamava Floralia e cadeva proprio in questo stesso periodo. Con l'arrivo del cristianesimo, questi culti pagani vennero assimilati alla Pasqua e a calendi maggio. Ma una cosa è certa, anche Beltane rappresenta un momento magico in cui le barriere tra i due mondi, il nostro e quello degli spiriti, si assottigliano. Dopotutto, ben poco è cambiato. Ancora oggi rinasciamo con l'arrivo della primavera e delle giornate di sole, perché quest'ultimo è vita. Cambiano i nomi, ma la sostanza è sempre quella. Le origini dell'uovo di Pasqua si fanno risalire ai popoli pagani pre-cristiani. Già per gli egizi, l'uovo era un simbolo sacro e rappresentava il creato, l'unione dei quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. La tradizione di regalare uova con l'inizio della primavera era già in voga presso i persiani e poi presso altri popoli, come i greci e i germani. Questo avveniva perché l'uovo è sempre stato associato alla rinascita. Per gli antichi esistevano soltanto due stagioni, quella buia e fredda e quella mite e calda, in cui la natura risorgeva, donando i suoi frutti all'umanità. Per la gente del passato era molto importante questo ciclo. Anche per i germani si adottò l'usanza di regalare nel periodo primaverile uova bollite, avvolte da foglie e fiori, che lo coloravano naturalmente. Soltanto in seguito la tradizione dell'uovo di Pasqua venne assimilata dalla religione cristiana cattolica, in quanto, secondo i Vangeli, Gesù Cristo morì per poi risorgere. Naturalmente, anche in questo caso, ci troviamo di fronte a una simbologia connessa alla natura. Il significato è sempre lo stesso, ereditato dai culti pagani. La Pasqua rappresenta la rinascita della bella stagione dopo quella fredda, la rinascita della vita, il momento della raccolta dei frutti della terra, sostentamento basilare per tutta l'umanità. In seguito, nella Francia di Luigi XIV, il Re Sole, si incominciò a creare uova di cioccolato. Poi, probabilmente i russi furono i primi a inserirvi all'interno una sorpresa. Quindi possiamo affermare che, come sempre, la nostra civiltà è figlia di quelle che ci precedettero. Passano i secoli, le stagioni, cambiano i nomi, ma la sostanza rimane sempre quella. E a noi ci sembra giusto ricordarlo. Buona Pasqua, buona rinascita.